Signori, buonasera a tutti. Grazie di essere tornati dopo queste lunghe vacanze invernali e che il nuovo anno commerciale sia un anno, diciamo così, proficuo, perlomeno che ci porti salute e serenità, insomma. Siamo arrivati, se non erro, a studiare il terzo dei Mishmonah Perakim, degli 8 capitoli del Maimonide. Vi ricordate che gli 8 capitoli sono l'introduzione che il Maimonide scrive nell'ambito del proprio commento alla Mishnah al trattato di Avot, ai Pirkei Avot, che sono il trattato di massime morali della Mishnah. La Mishnah è in gran parte costituita da insegnamenti di carattere rituale o giuridico, in questo caso si tratta invece di un trattato di carattere etico, commentando il quale Maimonide sente la necessità di fare questa lunga premessa che si svolge appunto attraverso 8 capitoli. Abbiamo visto già i primi due che si occupano della natura dell'anima e delle sue facoltà. Vi ricordate? Discorso molto, molto complesso che abbiamo messo a confronto con altre fonti del Maimonide stesso per capire meglio il ruolo che l'anima ha nella psicologia, come si dice, cioè nello studio dell'anima. Che Maimonide fa. E quello che è rilevante di questo discorso da riportare adesso è che, parlando appunto sull'anima alla maniera di Platone e di Aristotele, voi sapete che Maimonide, lo vedremo ancora oggi, che Maimonide è influenzato almeno linguisticamente dal pensiero greco, in particolare quello aristotelico. Maimonide distingue nell'anima 5 facoltà o parti. L'anima dice che è una sola, ma è divisa, per così dire, in 5 facoltà: la nutritiva, la sensitiva, la immaginativa, la appetitiva e la intellettiva. Ve lo ricordate? Ciascuna di queste 5 facoltà ha una funzione specifica, ma mentre la facoltà nutritiva e quella immaginativa agiscono e funzionano al di fuori dell'ambito della libertà e della volontà, e quindi non sono, diciamo così, soggiogabili a una regola particolare, nella facoltà appetitiva, sensitiva in realtà, e soprattutto quella appetitiva, è insita la libertà e quindi l'inizio della vita morale dell'individuo. E questa infatti la facoltà per mezzo della quale l'uomo desidera o respinge qualche cosa. Abbiamo anche visto che Maimonide distingue fra virtù etiche e virtù intellettuali e dice che le virtù etiche hanno sede soprattutto nella facoltà appetitiva, perché l'etica è la disciplina nel desiderare le cose, detto in maniera molto semplice, evidentemente, la disciplina che stabilisce cosa è opportuno che desideriamo e cosa è opportuno che non desideriamo, mentre il livello più alto, la facoltà più elevata dell'anima e che è tipica dell'anima dell'uomo, è l'ultima, la quinta, cioè la facoltà intellettiva, a cui sono preposte le virtù intellettive e ovviamente anche il contrario delle virtù, cioè nel momento in cui evidentemente questa facoltà non viene adoperata nel modo corretto. E questo ci introduce, queste sono poi la seconda parte della lezione, comunque questo ci introduce al terzo capitolo, parlando appunto di vizi e di virtù, arriviamo al terzo capitolo che mi riprometto di affrontare oggi. Non è un testo lungo, ma è un testo denso e interessante. Il terzo capitolo è intitolato Delle malattie dell'anima. Voi sapete, e questo è un discorso che abbiamo fatto molte volte, che Maimonide, oltre ad essere un grande talmudista e un grande filosofo, è stato anche un grande medico. Addirittura, in particolare dopo che un naufragio è costato la vita al fratello che manteneva economicamente tutta quanta la famiglia, ha dovuto dedicarsi alla professione ed è diventato, nella seconda parte della sua vita, nella sua residenza a Fostat in Egitto, addirittura il medico del sultano. Vedremo che Maimonide mette questa esperienza anche al servizio della sua attività speculativa. Abbiamo già visto che
istituisce un parallelismo fra malattie del corpo e malattie dell'anima. Ed è questo proprio il tema del capitolo che stiamo per trattare. Prima di iniziare la lettura, voglio fare un'ulteriore osservazione, ed è che il tema di questo capitolo è anche il tema di un capitolo della sua opera alachica. E questo è un parallelismo che ci accompagnerà per un po'. Abbiamo parlato del Maimonide medico, del Maimonide filosofo, e accenniamo anche al Maimonide talmudista. L'opera fondamentale di Alachà, del Maimonide, è il Mishneh Torah, o lo Yad HaChazakah, in cui riassume praticamente tutto il diritto talmudico, sistemandolo secondo, diciamo così, una organizzazione razionale, in 14 libri. Il primo di questi 14 libri è il Sefer HaMadah, cioè il libro della conoscenza, in cui, forse per la prima volta in maniera così sistematica, Maimonide non solo sostiene che esistono anche mitzvot del pensiero e non soltanto mitzvot della parola e mitzvot dell'azione, ma ci fornisce anche una classificazione di queste mitzvot del pensiero. E uno dei sottolibri, è una via di mezzo fra il libro e il capitolo, di questo Sefer HaMadah sono le Ilchot De'ot, cioè le regole sulle corrette opinioni. E nelle Ilchot De'ot, nel secondo capitolo delle Ilchot De'ot, tratta un tema parallelo al nostro. La domanda a questo punto è, utilizzando quasi lo stesso linguaggio, per certi aspetti abbonda più in particolari nel nostro, per altri nelle Ilchot De'ot, ma è interessante che sostanzialmente con piccole sfumature di differenza la stessa trattazione è fatta nelle Ilchot De'ot del Mishneh Torah, che è l'opera alachica, e nel terzo degli otto capitoli, che è l'opera filosofica. Per quale motivo? Sappiamo che la persona è costituita, e già l'abbiamo accennato, da pensiero e azione. La domanda è: quale dei due precede l'altro? Ma partiamo ovviamente dal presupposto, e anche Maimonide lo fa, che pensiero e azione sono intimamente connessi. E quindi è logico trovare nell'opera filosofica, che è focalizzata sul pensiero, accenni di tipo alachico, ma è anche logico l'inverso, e cioè di trovare nell'opera alachica del Mishneh Torah accenni di tipo filosofico, cioè accenni che riguardano la sfera del pensiero, perché questi due aspetti sono evidentemente intimamente connessi. La domanda è: quale dei due precede l'altro? Non è facile da stabilire. Siamo in genere abituati a pensare che il pensiero precede l'azione, non c'è dubbio. Ebbene, esiste una dottrina filosofica ebraica medievale che asserisce l'inverso. Dove troviamo questa asserzione? La troviamo nell'opera di quello che è probabilmente uno dei principali discepoli del Maimonide, anche se non siamo certi del suo nome. Mi riferisco al Sefer HaChinuch, il libro dell'educazione, attribuito a Rabbi Aaron Alevi di Barcellona, vissuto nel XIII secolo, che è certamente di scuola maimonidea. È una presentazione delle 613 mitzvot in ordine di apparizione della Torah. Delle mitzvot si fornisce anche un'interpretazione filosofica, cioè ci cerca di trovare la spiegazione razionale del significato della mitzvah stessa. E voi sapete che non tutte le mitzvot si prestano a un discorso del genere. L'autore del Sefer HaChinuch, probabilmente allievo del Maimonide, si rivolge a sua volta a suo figlio per istruirlo su questi argomenti. E
trattando una mitzvah particolare, che adesso vi dirò, si sofferma sui, diciamo così, fondamenti filosofici della sua dottrina. Qual è la mitzvah in questione? È una mitzvah della parashah di questa settimana. La parashah di Bo, che leggeremo Shabbat, se vuole, dopo domani, leggeremo il tema dell'uscita dall'Egitto, ma anche le regole relative al Korban Pesach, al sacrificio pasquale. E proprio si appella a una delle più incomprensibili. La regola, una delle regole della preparazione del sacrificio pasquale prevedeva Ve'etzem lotish berubo. Non si doveva rompere dell'agnello pasquale neanche un osso. Non entro adesso nei dettagli pratici di questa cosa. Quello che l'autore del Sefer HaChinuch si sofferma è qual è il significato di una regola del genere. E la spiegazione che dà è che soltanto i poveri succhiano le ossa e quindi hanno la necessità di romperle, di spezzarle. I benestanti non lo fanno. Il fatto che non hanno bisogno di farlo e il fatto che ci sia questa prescrizione nell'ambito del Korban Pesach vuole sottolineare che cosa? Che il Korban Pesach indica il nostro passaggio dallo stato servile allo stato di signori. Finalmente abbiamo ritrovato, diciamo così, la nostra signorilità. Partendo da questo dettaglio, l'autore del Sefer HaChinuch dice un principio generale: sappi, figlio mio, che la domanda a questo punto è: perché c'è la necessità di questo gesto simbolico per insegnarci un principio, diciamo così, etico di questa portata? L'autore del Sefer HaChinuch spiega a suo figlio: Acharei allevavot nimshachim, acharei apeulot nimshachim allevavot. I cuori vanno dietro alle azioni. La teoria quindi è qui: non che il pensiero precede l'azione e l'azione ne sia una conseguenza, ma al contrario, l'azione insegna alla persona il modo nel quale deve pensare. E su questo si basa tutta la tradizione ebraica, che non si basa su dogmi, cioè su indicazioni chiare di pensiero, ma sulle mitzvot, che sono azioni guida, anziché pensieri guida, sono azioni guida, nella convinzione che la personalità, è vero che il pensiero influenza l'azione, ma è anche vero che se vogliamo costruire una personalità dobbiamo guidarla attraverso delle azioni simbolo, delle azioni guida. E fra queste identifica quella di cui vi ho parlato a proposito del Korban Pesach, in questo modo abbiamo anche ricordato la parasha della settimana. È chiaro? A questo punto è chiaro che c'è un'interdipendenza fra pensiero e azione, e qui il Maimonide, nella nostra opera filosofica, ovviamente si dedica particolarmente al tema della costruzione della personalità attraverso il modo corretto di pensare, ma non può prescindere anche dal darci delle indicazioni di carattere pratico, legate al mondo dell'azione. È chiaro? È interessante effettivamente questo approccio particolare dell'ebraismo, anche dal punto di vista didattico, se vogliamo, pedagogico, partire da azioni guida per costruire la personalità anziché fare il contrario, insomma, particolare. A questo punto, fatta questa lunga postilla alla premessa, direi che possiamo accedere alla lettura del terzo capitolo. Dissero gli antichi che a similitudine del corpo anche l'anima è soggetta a salute e a malattia. Chi sono questi antichi? Verosimilmente i filosofi greci. Ci sono degli accenni a questa teoria, forse anche più che semplici accenni, anche nell'opera, in particolare nell'opera di Aristotele, che è uno dei soggetti base del linguaggio di Maimonide, come abbiamo detto. Quindi esiste un rapporto di similitudine fra corpo e anima dal punto di vista della salute. Esiste una salute e una malattia del corpo, esiste una salute e una malattia dell'anima. Ovviamente Maimonide, essendo medico, queste cose facevano parte integrante del suo mondo. E adesso vediamo che cosa ci dice. La salute dell'anima consiste nell'essere le sue disposizioni e quelle delle sue parti tali
da metterla in condizione di fare sempre cose buone e misericordiose e azioni degne. Cosa vuol dire azioni degne? Diremo noi probabilmente azioni morali. Se la persona si comporta bene, significa che la salute della sua anima è buona. È un buon parametro per, diciamo così, per arrivare a questa conclusione. Se la persona non si comporta bene, probabilmente la sua anima ha dei problemi di salute. Così come a proposito del corpo siamo in grado di fare un'affermazione molto simile. Insomma, se il corpo funziona bene significa che è sano, se non funziona bene significa che è malato. Tornando all'anima, la sua malattia, viceversa, visto che parliamo di, abbiamo visto di virtù e di vizi anche nel capitolo precedente, qui riprendo lo stesso tema, abbiamo parlato delle virtù, vediamo quali sono i vizi. La sua malattia consiste nell'essere le sue disposizioni e le disposizioni delle sue parti tali da metterla in condizione di fare sempre cose cattive e dannose e azioni riprovevoli. È chiaro? È interessante questo approccio, eh? Non c'è una, in prima battuta, una condanna in quanto tale di chi si comporta male. È come se lo chiamassimo da parte e dicessimo: senti, c'hai gli occhi un po' gialli, no? Dici, devi andare dal medico, adesso vediamo. Anche la persona che si comporta male è una persona che evidentemente denota, come si direbbe, no? Come si direbbe, come dicono oggi i ragazzi, no? Che ha dei problemi. Interessante questo fatto. Il vero, a questo punto, della salute e della malattia del corpo si occupa la medicina. Ora, allo stesso modo che coloro che sono affetti da una malattia fisica ritengono, a motivo della compromissione della loro sensibilità, che una sostanza dolce sia amara e che una sostanza amara sia dolce, considerando sconveniente ciò che invece è per loro conveniente, e cresce ed aumenta in loro desiderio e diletto per cose per le quali le persone sane non provano alcuna attrazione, non solo, ma nelle quali è insito un rischio, come ad esempio l'ingestione di detersivo, cenere, terra, tutte cose altamente amare e aspre, e altre simili cose per le quali i sani non provano appetito ma repulsione. Non ho mica finito il periodo, eh? Così gli ammalati nell'anima, cioè a dire gli empi e i viziosi, ritengono che le cose cattive siano buone e che le cose buone siano cattive. Anzi, l'empio aspira sempre verso quelle mete che in realtà sono cattive, dato che se le figura, a motivo della malattia della sua anima, come buone. Mamma mia. Qual è il senso? La sua idea è che il vizio morale sia paragonabile a una malattia che altera la concezione della realtà. Ci sono malattie così, per cui chi invece di provare un sapore dolce prova un sapore amaro e viceversa. Quali sono queste malattie? Quella che mi viene in mente è la rabbia, l'idrofobia. Certo, una malattia molto grave, per carità. L'idrofobia porta la persona ad avere una repulsione per l'acqua, che qualsiasi, diciamo, individuo minimamente raziocinante considera invece un bisogno vitale. È una malattia molto grave. Forse ce ne sono anche di meno gravi, non lo so. Per quello che mi viene in mente è questo. In ogni caso ci sono dei fenomeni del genere in natura, conclamati. Oppure, e qui già ci avviciniamo ad un tema molto scottante al giorno d'oggi, che è a metà strada tra la malattia del corpo e la malattia dell'anima, la consumazione di droghe. In questo caso non si tratta di una malattia che sorge nell'individuo per motivi esterni, ma comporta, almeno all'inizio, su questo dovremmo tornare, un certo esercizio della volontà. Però rientra in questo quadro.
Cosa fa la droga? La droga rappresenta quello che Maimonide dice, qualche cosa che nessun individuo raziocinante assumerebbe, perché è conclamato, è un pericolo di vita conclamato, eppure in alcuni casi subentra una situazione che in grandi linee possiamo chiamare patologica, nella quale invece l'assunzione delle droghe diventa un'attrazione. Vuoi per assofazione, adesso non entriamo evidentemente nei dettagli di tutto questo, però Maimonide qui ci, come si dice, ci mette abbastanza sul chi va là, evidentemente. Esistono delle manifestazioni di questo genere, va bene? Cose per le quali le persone sane non provano alcuna attrazione, non solo, ma nelle quali esiste un rischio, si parla addirittura dell'ingestione di detersivo, insomma, per modo di dire, va bene? Che sono simboleggiate da ciò quello che lui chiama amaro. Un discorso di questo genere viene fatto anche nelle Ilkhot Deot. Troviamo proprio un parallelismo molto netto fra i due testi. E quindi c'è, bene o male, molto interessante questa, diciamo, questo approccio, una inversione della percezione della realtà. E come questo vale per determinati stati del fisico, vale anche per gli stati della nostra mente e della nostra anima, e quindi anche, diciamo così, nella nostra moralità. Qual è la fonte di tutto questo? Lui qui, di questo suo ragionamento, abbiamo citato i filosofi greci. In realtà, nelle Ilkhot Deot, dove, come vi dicevo, tratta parallelamente di questo argomento, entra in maggiori dettagli su questo, per una ragione molto semplice: le Ilkhot Deot sono un'opera alafica. Nelle opere filosofiche lui sente meno la necessità di giustificare i propri assunti. Nell'opera alachica, se uno vuole fare alachà, deve anche portare le sue fonti. E in questo caso lo fa, individuando in particolare un versetto nel capitolo 5 di Yeshayahu, dove il profeta se la prende con coloro che dicono la ra tov ve la tov ra. Dicono del male che è bene e dicono del bene che è male. Questo significa che Maimonide non si basa qui semplicemente su assunti personali legati anche alla sua attività di medico, non si basa semplicemente sulla filosofia greca, ma si basa sulle nostre fonti. Insomma, Yeshayahu, bene o male, è una delle nostre fonti più autorevoli. Quindi non c'è in sostanza nulla di quello che lui scrive che non abbia un rapporto con le nostre fonti, e questo dal punto di vista metodologico evidentemente è essenziale. Quindi questo discorso ha delle radici ebraiche profonde. E c'è anche un accenno ad un tema che riprenderà molto ampiamente nel quarto capitolo, ed è l'idea secondo cui ciò che è estremo è cattivo. Ci torneremo poi naturalmente su questo. Quando dice alla fine di questo lungo periodo che abbiamo letto, l'empio aspira sempre verso quelle mete che in realtà sono cattive, vedremo che si tratta delle mete, dei comportamenti estremi. Gli estremi sono due, ovviamente. C'è l'estremo in eccesso, ma c'è anche l'estremo in difetto, e su questo, sui dettagli naturalmente dove dovremmo tornare. Adesso però direi che andiamo avanti. Fin qui abbiamo parlato di questo, come si dice, confronto fra le malattie del corpo e le malattie dell'anima, che continua nel paragrafo successivo, nel periodo successivo. E leggo: allo stesso modo che gli ammalati, coscienti di esserlo e inesperti nell'arte medica, si rivolgono ai medici, i quali prescrivono loro ciò che è utile fare e vietano loro ciò che da essi è ritenuto gradevole, costringendoli ad ingerire sostanze disgustose e amare che guariscono i loro corpi, talché essi tornano a ricercare ciò che è buono e ad aborrire ciò che è disgustoso, così gli ammalati nell'anima debbono rivolgersi ai maestri, che sono i medici delle anime, i quali proibiranno loro le cose disdicevoli, che essi invece ritengono degne, e li guariranno mediante l'arte con la quale si curano le disposizioni dell'anima, di cui parleremo nel capitolo successivo.
Anche qui è un testo molto affascinante, no? Che suscita, diciamo così, degli interrogativi interessanti. Innanzitutto, Maimonide non era uno che amasse la medicina fai da te. C'è un assunto nel Talmud, voglio dire, anche su questo Maimonide si basa su illustri precedenti, che dice un prigioniero non può liberarsi da solo, dalla sua prigionia. Il prigioniero ha bisogno di qualcuno che lo liberi dall'esterno. Per tutta una serie di ragioni, innanzitutto di carattere fisico, perché la persona probabilmente è incatenata, ma forse anche di carattere morale. La persona finisce per asservirsi alla sua prigionia. Lo stesso vale per il medico, per la malattia. Maimonide ritiene che, forse anche per spirito professionale, non lo so, difesa della categoria a cui apparteneva, ma non, certamente non solo questo, riteneva che un ammalato per poter guarire deve rivolgersi al medico. Noi oggi non siamo più tanto di questo avviso, no? O sbaglio? Questo è un principio che gli consente poi di nuovo di rinnovare su questo tema il parallelismo fra la malattia del corpo e la malattia dell'anima. Come l'assunto è che l'ammalato nel corpo si rivolge al medico, anche l'ammalato nell'anima difficilmente può sovrastare il proprio malanno, morale o spirituale che sia. Beh, pensate di nuovo all'esempio delle droghe, no? È molto difficile uscire da una dipendenza da soli, c'è bisogno di un trattamento, c'è bisogno di guide, c'è bisogno in molti di questi casi addirittura di una comunità terapeutica, quindi sappiamo effettivamente di cosa stiamo parlando. Certamente siamo abbastanza d'accordo che il prigioniero di una dipendenza non ce la fa uscire da solo. E c'è un po' questa idea, che serpeggia nel Maimonide, secondo cui anche la malattia dell'anima è una dipendenza, può essere una dipendenza, questo lo vedremo più avanti. L'altro punto che, diciamo, che solletica un po' la mia curiosità in questo periodo che abbiamo letto è che il medico ci costringe ad ingerire sostanze disgustose e amare in contrappasso rispetto all'idea di gradevolezza che noi proviamo la malattia è quello di... Fa parte della malattia il fatto di sentire dolce qualcosa di amaro, no? C'è questa inversione, abbiamo detto. Si recupera la salute nel momento in cui si assumono delle sostanze amare. Cioè, amare non soltanto per il palato, ma qui si vuol dire che qualsiasi cura comporta a sua volta delle sofferenze. Questo mi rimanda a un Midrash che spiega in modo simile perché la Torah ci dà le regole della Kashrut. Tutto sommato le regole della Kashrut possono anche influire sulla percezione che il palato ha dei nostri cibi. No? Una volta si diceva che Kasher erano Kaf Shin Resh, CSR erano iniziali di caro, sporco e rancido. No? Oggi mentre Taref, TRF è tutta roba fine. Oggi fortunatamente non è più così, ci sono, diciamo, dei catering, dei servizi kasher che sono anche di alto livello dal punto di vista gastronomico. Ma quello che qui si vuol dire è l'idea per cui esiste una disciplina alimentare. Perché abbiamo bisogno di una disciplina alimentare per cui noi vediamo i nostri amici non ebrei che mangiano qualsiasi cosa e noi quello no, quello sì, quello no, non possiamo entrare lì, non possiamo dire, sappiamo di cosa stiamo parlando. E in questo Midrash dice una cosa interessante, dice così, pensate a una corsia di ospedale dove passano i medici e i medici si avvicinano al letto di un ammalato, il quale domanda, dottore, che cosa devo fare? Il medico lo visita e gli dice, senti, chiama l'infermiera e dice, le hai detto le prescrizioni per questo signore? Terribili. Una dieta ferrea dove non può mangiare determinate cose, ne deve mangiare delle altre assolutamente disgustose, e via dicendo. I medici passano poi al vicino di letto, lo visitano, gli fanno domande, eccetera, eccetera.
Il medico chiama di nuovo l'infermiera e dice: per questo signore qui, gli dica libero, può mangiare tutto quello che vuole. L'altro sente e in separata sede va dal medico e dice: senta un po', ma perché il signor Pinco Pallo gli ha detto può mangiare tutto quello che vuole e a me invece mi costringe a mangiare pollo lesso, che se non vuole fare reclam di cibi non particolarmente gustosi, magari a qualcuno piace. Come? Minestrine, brodini, formaggini, queste cose qua. Dice, vede? Quell'altro signore è terminale. Cosa vuole che gli guasti gli ultimi giorni della sua vita, dal momento che nessuna cura e nessuna dieta potrebbe modificare il suo stato di salute, ahimè. Lei invece, sì, c'ha un po' di disturbini al fegato, però con una buona dieta per qualche settimana vedrà che torna a essere uno splendore. Così Midrash spiega il perché noi abbiamo questa disciplina alimentare. C'è evidentemente qualche cosa che, come in tutti gli esseri umani, non va, ma che tutto sommato, diciamo, non ha uno status di tale gravità. Per cui una buona disciplina alimentare può essere un'ottima cura, anche se al momento evidentemente ci costa dei sacrifici. Questa è una delle spiegazioni che effettivamente viene data nella tradizione midrashica precedente a Maimonide, ovviamente, sulla quale Maimonide si basa le regole alimentari, le regole della kashrut, nell'ipotesi che appunto possiamo sentirle un po' come un peso, come un cibo amaro, insomma, anche se in realtà non è così. Bene? E poi l'altro elemento, diciamo, fondante di questo capitolo è il parallelismo fra il medico e il maestro. Dobbiamo rivolgerci ai maestri, dice, che sono i medici delle anime, i quali proibiranno loro le cose disdicevoli, che essi invece ritengono degne per via di quel capovolgimento della percezione della realtà di cui abbiamo parlato, e li guariranno mediante l'arte con la quale si curano le disposizioni dell'anima, di cui parleremo nel capitolo successivo. Qui l'arte evidentemente indica qualche cosa di non semplicemente legato alle conoscenze tecniche del medico dell'anima, fra virgolette, ma anche c'è una partecipazione caratteriale. Nel Maimonide c'è una partecipazione di tutta quanta la figura. Anche il medico, per la verità, dovrebbe essere così, oggi non lo è più. Oggi il medico si affida agli esami clinici e su basi statistiche redige la diagnosi per il paziente. Ma non dico che tutti facciano così, ma insomma spesso ci troviamo in queste situazioni. Nel caso del maestro in particolare, il maestro è colui che evidentemente deve partecipare non solo con le proprie conoscenze in materia, ma anche con la propria partecipazione veramente dell'anima alla guarigione dell'anima altrui. Quindi è una cosa effettivamente olistica. E Maimonide insiste molto sul rapporto fra Chokhmah, si parla di Chachamim, ma essi sono i Chachamim nel testo originale, va bene, i Chachamim e fa la Chokhmah e il carattere della persona. Insiste molto su questo, sulla esistenza di un legame fra questi valori. Per contro, vado avanti, gli ammalati nell'anima che non avvertono la loro malattia e che anzi la scambiano per salute, oppure che la avvertono ma non intendono curarsi, la loro fine sarà quella dell'ammalato che, continuando ad assecondare i propri desideri senza curarsi, fatalmente morirà. Beh, un esito effettivamente in Fausto. Qui Maimonide ci introduce un altro aspetto della sua dottrina, cioè esistono tre livelli di malattia, sia del corpo che dell'anima. Il livello più alto è quello di chi è consapevole della propria malattia e accetta di rivolgersi al medico dell'anima e ne accetta poi i consigli e le cure. Questo è il livello più alto. Il livello più basso è quello di chi non si rende conto di essere malato e quindi evidentemente non può adire ai consigli, alle terapie, non si rivolge a nessuno perché non sa di essere malato. Ma c'è anche una terza categoria di mezzo, che forse per certi aspetti è persino la peggiore da un certo punto di vista, ed è quella di colui che si rende conto di essere ammalato, ma con tutto ciò
si intestardisce a fare come crede. Dice, sì, io sono malato, ne sono consapevole, però non mi rivolgo a chi potrebbe darmi dei consigli, vado avanti per la mia strada. È evidente che per Maimonide arrivare al livello più alto comporta passare attraverso, evidentemente attraverso, cioè, colui che non si rende conto di essere malato per prima cosa deve per prima cosa acquisire coscienza della sua malattia, anche se per il momento rifiuta le cure. È inevitabile questo. Di coloro che hanno, quindi abbiamo gli incoscienti e i coscienti della malattia, di coloro che hanno coscienza della loro malattia e ciò nonostante continuano ad assecondare i propri desideri, il libro della verità, cioè la Torah, riferendo le loro stesse parole, dice: ma io voglio procedere secondo il capriccio del mio cuore. Un versetto all'inizio della parashat di Nitzavim, le ultime parashot della Torah, quelle che leggiamo prima di Rosh Hashanah, sono parashot filosofiche, sono, diciamo, il centro del messaggio filosofico della Torah. E questo versetto è una delle rampogne che Mosè rivolge al popolo di Israele alla vigilia della sua morte, è proprio questa, cioè si rivolge a coloro che dicono: io voglio procedere secondo il capriccio del mio cuore, il che significa che prefiggendosi di calmare la loro sete non fanno invece che aumentarla. Perché non fanno invece che aumentarla? Verosimilmente perché la soddisfazione porta a nuovo desiderio. Questo sappiamo quanto, parlavamo prima delle droghe, quanto il discorso della soddisfazione sia fondamentale, ma questo vale anche per il discorso morale. E questo vale soprattutto per chi cerca questo tipo di soddisfazione sapendo che non va bene. Il commento all'espressione della Torah, un'espressione non semplice da spiegare, le ma'an sefot arava et azemea. Il versetto che citavo prima della parasha di Nitzavim dice: questi si comportano così allo scopo di aggiungere soddisfazione alla sete. O se vogliamo di aggiungere sete alla soddisfazione, forse è difficile effettivamente da amministrare il gioco dei termini. Si parla di Rava, che vuol dire soddisfazione della soddisfazione, e Zemea, che significa sete. E Maimonide dà proprio questa interpretazione, cioè l'idea secondo cui la soddisfazione dà poi nuova sete, nuovo desiderio. Coloro che non la avvertono sono stati spesso descritti da Salomone, da Shlomo HaMelech. Ad esempio, la condotta dello stolto, un versetto dei Proverbi che dice: la condotta dello stolto appare diritta ai suoi occhi, ma chi dà ascolto ai consigli è il vero saggio. Ecco la base della dottrina di Maimonide su questo punto. Va bene? Yashar Ve'enav, invece lo stolto va dove gli dettano gli occhi, cioè dove è attratto in sostanza. Il che significa, il versetto significa che il vero saggio, dice Maimonide, è colui che accoglie il consiglio del saggio, che gli fa conoscere la via veramente diritta e non quella che egli ritiene diritta. Va bene? E ancora un altro versetto del capitolo, non più 12, ma del capitolo 14 dei Proverbi, che dice: vi è una strada che appare diritta al cospetto dell'uomo, ma poi essa conduce alla morte. A cosa si allude qui secondo i commentatori? Chi è la persona che vede la strada diritta davanti a sé, cioè non scorge gli ostacoli, che effettivamente ci sono, ma lui non li vede? Chi è? Il sciccolo, l'ubriaco. E in effetti, notano i commentatori, che l'ultima lettera delle prime tre parole in ebraico di questo versetto, che dicono Yesh Derech Yashar, c'è una via diritta, cioè la Shin, la Kaf e la Resh, formano la parola Shechar, che significa bevanda inebriante. Ci sono dei riferimenti testuali così. Ovviamente la bevanda inebriante fa questo effetto a livello fisico. Parlavamo prima delle droghe, anche l'alcol è una droga a tutti gli effetti, d'accordo? Cosa fa l'ubriaco? Non vede gli ostacoli davanti a sé, anche fisicamente, tant'è vero che l'ubriaco si scontra con tutto e con tutti, no? Ma qui c'è anche un riferimento di carattere etico, cioè esiste anche un'ubriachezza morale che porta la persona a non concepire ostacoli davanti a sé, e questo sappiamo
a cosa può portare sia dal punto di vista morale, ma anche dal punto di vista politico, se questa persona ha delle responsabilità nei riguardi della collettività, e cose sì. Concludiamo, e sempre a proposito di quegli ammalati nell'anima che non sanno né ciò che li danneggia, né ciò che gli giova, così Salomone si espresse: la strada degli empi è come buio fitto, altro versetto del quarto capitolo dei Proverbi, essi non conoscono ciò che li fa inciampare. E questo è il livello, diciamo così, più basso, quello, non solo quello di colui che non vede gli ostacoli, ma quello di colui che non vede niente davanti a sé e quindi non sa su che cosa deve fare attenzione. Ma il metodo di cura delle anime è quello che mi accingo ad illustrare nel quarto capitolo. Fin qui la lettura del Maimonide di oggi. C'è un ulteriore spunto. Quanto tempo abbiamo ancora? 10 minuti? Chissà se ce la facciamo, ma semmai lo rimandiamo la prossima volta, lo cominciamo così, creiamo un po' di appetito, no? Creiamo un po' di sete, poi la soddisfazione vedremo quando darla. La domanda che a un commentatore contemporaneo questo capitolo suggerisce, non so, sentiamo da voi. C'è qualche cosa che vi lascia perplessi nella lettura di questo testo? Più che perplessi mi chiedo se veramente lui sostenga in qualche modo un reale carattere quasi medico, insomma, nella sua analisi, cioè in qualche modo l'analisi che fa del comportamento, solo lui lo poteva fare come scienziato, come medico, è veramente considerare l'aspetto morale come la deviazione morale come una malattia, o se è semplicemente un espediente, cioè se è semplicemente un aspetto così, una sorta di confronto, di paragone di cui si serve portando avanti questa cosa fino alla fine. Non è chiaro del tutto. Io penso che tu abbia ragione, nel senso che è essenzialmente un linguaggio, però è un linguaggio efficace. Da un lato ogni cosa ha i suoi limiti e, diciamo così, le sue efficacie. L'efficacia qui, secondo me, a questo punto do veramente un parere personale, è che, già ne ho accennato prima, il rapportare il difetto morale a una malattia consente di evitare un giudizio di fondo della persona. E questo è importante. Si dice alla persona: tu sei malato e tu puoi superare questa malattia. La malattia non fa parte costitutivamente di te. Quindi non c'è una condanna. Non c'è una condanna della persona in quanto tale. Questo è anche molto moderno, perché potersi rapportare anche con una persona che ha dei seri problemi e di poter dire: guarda, tu sei curabile, sappi di avere dei problemi, questo nessuno te lo nega. Sarei cattivo a negartelo, anzi. Però sappi che questi problemi sono superabili, sono curabili, non è qualche cosa che fa parte di te, è un concetto estremamente importante. Leggevo il Maor HaShemesh, che è un commento chassidico, commenta così il famoso versetto della Torah che prescrive la tochecha, prescrive il rimprovero, no? Il versetto dice: Ocheach tochiach et amitecha velo tisa alav chet. Rimproverare e rimprovera il tuo prossimo, ma non portare per lui una colpa. Ci sono molteplici interpretazioni di questa strana affermazione. Il Maor HaShemesh dice: rimproveralo, ma stai attento a non dirgli che la colpa è parte di lui. È un'interpretazione molto creativa. Nel momento in cui dici: ti sei comportato così perché sei fatto così, è l'ultima cosa da dire, perché anche se magari qualche volta lo pensiamo, ma non lo dobbiamo dire, perché questa persona, invece di riportarla, tra virgolette, sulla retta via, noi rischiamo di ingenerare in lui l'idea secondo cui lui è veramente fatto così. E potrebbe anche dire: beh, se il buon Dio mi ha fatto così, a questo punto cosa volete da me? Un'osservazione proprio di quei tempi lì, o poco dopo, nel campo cristiano, sì. Invece era esattamente il contrario. Cioè? Cioè che se uno non accettava
quello che era considerato bene da parte di chi elargiva il rimprovero, poteva essere addirittura bruciato. Bisogna stare attenti effettivamente a questo, cioè esiste anche una pedagogia della Tofechà. La Tofechà è una mitzvah, attenzione, noi oggi un po' per paura di tutto questo, le leggi della privacy in compagnia, oh, non interveniamo se vediamo qualcuno che si comporta male, no, la Torah ci dice che anche questo è sbagliato, però d'altronde dobbiamo saperlo fare, questo è, diciamo, questo è l'elemento fondamentale. La domanda, ringrazio senz'altro che mi ha posto questa domanda perché era un approfondimento che effettivamente valeva la pena fare. Quello che io pensavo invece è un'altra cosa, dice, il lettore moderno di questo capitolo secondo me pone la domanda seguente, Maimonide ci dice abbiamo il problema, rivolgiamoci ai maestri, e chi ci garantisce che i maestri siano affidabili? Noi lo sappiamo, facciamo lo stesso discorso penso quotidianamente tutti a proposito dei medici, no? Senza voler, diciamo, mettere in dubbio la professionalità dei medici eccetera, tanto più mentre la medicina prima o poi ha un riscontro scientifico, per cui una diagnosi, una terapia sbagliata, prima o poi, la speranza prima che la persona finisca decisamente male, insomma viene a galla il problema, nel caso della medicina morale il problema è ancora più forte, perché noi lo sappiamo anche quando parliamo per esempio di psicologi, o di chi ci garantisce che queste persone che sono autorizzate a vario titolo a fornire delle guide veramente siano all'altezza della situazione? Questo è un problema molto grosso. Il mondo antico, la mitologia, adesso lo vedremo, utilizzava un'immagine per indicare tutto questo, ed è l'immagine del labirinto. Noi esseri umani, la nostra vita è un labirinto, cioè sappiamo di doverla percorrere. Sappiamo che il percorso ha un inizio e ha una fine, ma non sappiamo quale sia la via giusta da seguire. Credo che i tempi siano... Ne parliamo la prossima settimana. Vi chiederei a questo punto la cortesia magari di restituirmi i fogli che fanno riferimento a questo discorso, in maniera tale che non vadano perduti, così li abbiamo già fatti.